Ciao ragazzi e ragazze, è da parecchio tempo che non ci vediamo, o in chiesa o in oratorio. Alcuni genitori mi hanno detto che siete bravi, che fate le vostre cose, che date una mano in casa, che fate le vostre preghiere, quindi complimenti. So che avete coraggio per affrontare questa situazione difficile. Io vi parlo sapendo che siete intelligenti, non è che siamo in casa perché c'è brutto tempo fuori. I telegiornali li ascoltate anche voi, i discorsi dei grandi li ascoltate anche voi e so che state affrontando con coraggio questa situazione. E se qualche volta succedesse che venga meno il coraggio e avanzassero le paure, beh, sappiate che anch'io ho paura. Anch'io tante volte ho paura. E cosa faccio quando io ho paura? Beh, se mi è possibile, chiamo una persona a cui voglio bene, faccio due chiacchiere, ma la cosa che mi aiuta è che chiedo a Gesù che mi tranquillizzi, che stia accanto a me. So che sapete fare un'altra cosa molto bella, so che sapete prendervi cura delle persone che avete accanto, cioè so che sapete voler bene, so che sapete amare. È una cosa bellissima questa, che piace molto a Gesù. Per cui, giusto, date una mano in casa. Raccontate qualcosa ai genitori, come state, cercate di capire se anche loro hanno bisogno di qualcosa e poi potete fare un'altra cosa bellissima per prendersi cura di qualcuno che è in difficoltà. Pregate per loro, per le persone che soffrono, per quelle che sono sole. Oggi un genitore mi ha chiamato perché in casa sua era nata una domanda tra lui, la moglie e il figlio. Allora hanno colto l'occasione per chiamarmi, così mi ha fatto due chiacchiere e abbiamo parlato di questa domanda che era nata. La domanda era: ma perché Gesù deve andare in croce? Io ho provato a ragionare in questo modo. Ho detto a quel ragazzo: prova a pensare una cosa, se ci fosse qualcuno a cui tu vai bene, non so, al papà o alla mamma, che sta male in questo momento e che è in difficoltà, tu dove vorresti essere? Accanto a loro o andatene via? Chiaramente lui mi ha risposto: accanto a loro. Ecco, la stessa cosa fa Gesù. E qual è il guaio? Che noi tante volte stiamo male, siamo in difficoltà, moriamo. E come quindi se fossimo anche noi in qualche croce e Gesù che ci vuole bene viene su quelle croci e sta con noi. Ma Gesù non sta però solo vicino, eh? Quello lo facciamo noi, lo fa Gesù, ma Gesù fa anche qualche cosa in più. Gesù risorge. Il Padre lo ha risuscitato. E questo cosa vuol dire per noi? Vuol dire per noi una cosa potentissima, che se anche abbiamo dovuto salutare qualcuno che è andato in paradiso, o dovremo farlo, beh sappiamo che le mani a cui abbiamo affidato quelle persone che abbiamo salutato, perché sono morte, sono mani sicure. Se ne prenderanno cura e soprattutto sappiamo che i legami tra noi e quelle persone a cui abbiamo voluto bene non andranno persi, non andranno persi. Vi auguro di pregare bene in questi giorni, di essere attenti ai bisogni che avete voi, ma quelli anche dei vostri genitori, della vostra famiglia e vi auguro una santa Pasqua. Ciao, spero a presto, il prima possibile. Ciao, ciao.